mattina, visto che siete venuti a trovarci, vi abbiamo fatto svegliare presto, però ne stiamo parlando, ci fai ballare un po'? Ma ben volentieri. Signore e signori, il ballo di Simone, a Una Mattina in Famiglia. Adesso mi divertirò un po' con te, con un bel gioco che ti piacerà. Simone dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Butta in aria le mani e poi lasciale andare. Muovile ancora con me, un po' di qua, un po' di là. Adesso che hai capito, certamente puoi giocare sempre con gli amici tuoi. Come puoi vedere non è difficile, segui il ritmo e niente più. Batti in aria le mani, Simon, Simon, so. E poi falle vibrare, Simon, Simon, so. Se fai come Simone, Simon, Simon, so. Non puoi certo sbagliare. Adesso che hai capito, certamente puoi giocare sempre con gli amici tuoi. Grazie, 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 grazie. Ma quante feste ci hai fatto fare, continui a fare, fare, veramente si balla a tutte le età questa canzone, sì, sì, ha sì, una magia incredibile. Io spero che continui così ancora per tanto tempo. E te lo auguriamo questo anche noi. Ho un'ultima curiosità, ma in Egitto il ballo di Simone lo conoscono? Beh, lo conoscono in tutti i paesi del mondo dove ci sono dei villaggi turistici, perché è una canzone trainata che fa divertire la gente. È vero, dai più piccini fino ai grandi. Posso dirti che ha 45 anni quest'anno sta canzone? Infatti Tiberio la ballava. No, ma da 45 anni in avanti in effetti è stata veramente attraversato tutte le generazioni. Continua ad essere ancora una canzone fresca che canta. Sì, i bambini ancora cantano, certo, e ballano, certo. Anche i bambini di 5 quindi anni. Quindi quando i bambini avranno 70 anni, quelli che ci sono adesso, la tramanderanno, la ricorderanno. Ancora, ricorderanno Giuliano dei Notturni, che è stato grazie, con noi grazie. Questa mattina. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Sua moglie Marilena. Per averci raccontato questo viaggio e averci fatto ballare un po'. Buona domenica. Grazie a voi. State. L'importante è essere bambini dentro.